abbiamo 25 ospiti a Chiesa Nuova e 15 a Colleretto. Sono due progetti divisi però con la stessa equipe. Abbiamo diverse attività in atto che si evolvono con i tempi, con il territorio, con la richiesta, con tutto quello che succede. Facciamo accoglienza da tanti anni, perciò certe pratiche sono già collaudate, sperimentiamo sempre anche pratiche nuove. Il modo per muoverti, devi muoverti sul territorio, magari scegli di abitare nel piccolo paese perché è un modo di vivere più tranquillo, più sereno, più gestibile, gli affitti costano un po' meno, però poi ti devi muovere per andare al lavoro. Devo dire che mi aspettavo quello che sto sentendo. Mi sono iscritta perché mi piace formarmi e sempre essere anche al corrente, anche sentire le esperienze degli altri. Trovo che sia fondamentale fare rete almeno tra di noi. Trovare soluzioni nuove, no? Ogni progetto ha una sua caratteristica, però penso che possiamo contaminarci uno con l'altro, è sempre positivo e aumentare le conoscenze. Beh, intanto mi fa sempre piacere pensare che e condividere i problemi, perché a volte penso che sono solo i nostri, magari che succedono solo a noi, invece poi vedo che è per tutto, e portare a casa magari esperienze che poi puoi replicare sul tuo progetto.